quindi anche all'esame della risoluzione che ci appresteremo a votare. Io ripartirei dal 25 di luglio, quindi dall'ultima assemblea in cui ci venne sostanzialmente anticipato che come Regione avremmo chiesto qualche materia in più. Ecco, da quel 25 di luglio ad oggi devo dire che il dibattito pubblico, anche alla luce del fatto che come Regione abbiamo scelto di non passare tramite referendum popolare, è stato, devo dire, abbastanza avvilente. Rispetto a un passo epocale che rappresenta, come dire, il compimento e l'attuazione delle richieste di autonomia da parte del governo Conte. E dico questo perché tutto purtroppo si è banalmente ridotto, come era, come noi immaginavamo e come era anche facilmente prevedibile, visto il clima che purtroppo ha sempre aleggiato intorno a questa partita, un clima di propaganda. E come dicevo, si è tutto banalmente ridotto a una gara a chi taglia prima il traguardo. In una competizione a tre, perché purtroppo a questo si è ridotta la richiesta di autonomia, che ci vede sicuramente ultimi. Ci vede sicuramente ultimi per diversi motivi. Intanto una questione di credibilità, perché ricordo a tutti che questa maggioranza è la stessa maggioranza che 2 anni fa sosteneva la riforma costituzionale, che andava in direzione diametralmente opposta rispetto a quello che stiamo facendo oggi, e anzi era una riforma, come tutti sappiamo, centralista, che toglieva spazio all'autonomia regionale. E poi c'è un'altra questione che noi abbiamo sollevato esattamente poco meno di un anno fa. Rispetto a un dibattito che stiamo facendo oggi, quindi la richiesta di più materie, di più temi, che noi avevamo proposto già nel novembre del 2017. Io vorrei lasciare agli atti, lo dicevo anche l'altra volta, la reazione di questo Presidente, che secondo me all'epoca perse un'occasione. Perché ricordo le parole che furono: ditemi che non è uno scherzo la richiesta del gruppo Movimento 5 Stelle Emilia Romagna di ulteriori 22 competenze da aggiungere alle 12 che abbiamo già avanzato al governo, sulle quali richiedere autonomia differenziata, perché il massimo è 23 delle competenze che potrebbero essere richieste, salto tutta la parentesi. E qualcuno spiega al Movimento 5 Stelle che 12 competenze le abbiamo già discusse, approvate e richieste, disponibile ad aggiungere qualcuna se si ritenga utile, ma evitiamo il gioco dell'oca per ripartire da capo. Stiamo, non dico ripartendo da capo, ma stiamo facendo una discussione che poteva benissimo essere fatta un anno fa, se l'atteggiamento da quella parte e da parte della maggioranza fosse stato altro e fosse stato diverso. E poi continua: non serve una calcolatrice per dimostrare come 23-12 faccia 11, non 22, a meno che non si vogliano chiedere competenze che la Costituzione non prevede. Noi problemi in matematica non abbiamo, suggerisco di leggere i testi e comprenderli, perché ribadisco, si è persa un'occasione. A novembre dell'anno scorso questa discussione poteva essere fatta, abbiamo perso un anno di tempo e adesso ci ritroviamo con le richieste del Presidente che tira la giacchetta al Ministro Stefani per arrivare prima delle altre regioni. Abbiamo perso tempo, e questo atteggiamento di come dire, salire sulla cattedra e pensare che gli altri siano tutti ignoranti non ha aiutato al raggiungimento dell'obiettivo in tempi brevi. Però ribadisco anche ciò che ho avuto modo di dire anche nell'ultima assemblea: a noi non interessa chi arriva prima. Sappiamo benissimo che c'è un discorso aperto rispetto al percorso e alla strada che ci porterà a raggiungere quell'obiettivo. La richiesta che viene da parte nostra è sempre stata quella di dire: valutiamo tutte le ipotesi, ma valutiamole bene e come dire, sosteniamo un percorso che sia un percorso solido, perché è un percorso nuovo, perché è un percorso pionieristico, ma c'è bisogno di studiarne i minimi dettagli affinché appunto sia solido, che è la cosa che più di tutto ci interessa. Quindi diciamo che l'auspicio è che prima o poi questa maggioranza esca dall'operazione mediatico-elettoralistica e passi ad un'operazione veramente all'altezza dei bisogni della nostra comunità. E sappiamo che il governo su questo è pronto a fare la propria parte. Nel merito, diciamo, la discussione in parte è già stata fatta nelle commissioni competenti. C'è un punto che a me interessa particolarmente. Noi abbiamo depositato 4 emendamenti e
Uno, diciamo, che ritengo particolarmente importante è quello delle opere infrastrutturali. La formulazione che ci troviamo del testo non era, a nostro avviso, convincente. Il problema della manutenzione di strade e ponti è all'ordine del giorno, come tutti sapete, è il tema attuale. Bisogna che su questa questione si faccia della vera programmazione anche rispetto alla manutenzione. Lo sappiamo tutti, qualche tempo fa è stato chiuso così dal giorno alla notte il ponte che collega il ponte di Pieve di Cento, che collega la provincia di Bologna con quella di Ferrara. Non è possibile continuare così, quindi bisogna che si acquisisca questa competenza e si faccia della vera programmazione. Quindi in questo senso abbiamo appunto presentato un emendamento per chiedere che si faccia manutenzione non solo straordinaria ma anche ordinaria. Un altro tema che non ci convince è quello della caccia. Ci sono 6 righe abbastanza incomprensibili in cui però il concetto di fondo è: vogliamo più autonomia per cacciare di più. Noi, come sapete, abbiamo già avuto modo di esplicitare la nostra posizione in questa assemblea, non siamo d'accordo. Crediamo che ci siano metodi alternativi ed ecologici che vadano in qualche modo spinti in maniera molto maggiore. E poi interveniamo anche su una questione ampiamente dibattuta, che è quella che riguarda i rifiuti speciali. Interveniamo anche sulle zone economiche speciali, anche se la questione è marginalmente trattata, ma noi chiediamo un approfondimento ulteriore per i territori montani / disagiati. Interveniamo sulle concessioni autostradali e aeroportuali e sulla vigilanza del lavoro, perché anche qui c'è tutto il tema delle cooperative spurie e secondo noi, insomma, serve maggiore vigilanza da parte, come competenza da parte della Regione. Grazie.